Note al museo è la rassegna concertistica promossa e realizzata dall'Opera di Santa Maria del Fiore in questa spettacolare Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo. Una rassegna che ha avuto molto successo, sta avendo molto successo ed è destinata anche a incrementare le sue proposte, che sono proposte di qualità, di livello internazionale e con programmi particolari, appositamente spiegati. Importante l'inaugurazione con il Giardino Armonico e Giovanni Antonini al flauto e direttore, questo straordinario gruppo barocco che presenterà un viaggio nella musica fra Venezia e Napoli. E Napoli ritorna nel concerto conclusivo con l'Accademia Mandolinistica Napoletana, una vera e propria orchestra di mandolini che ci farà ammirare e gustare queste particolarissime sonorità. E poi in particolare preme ricordare anche il concerto della Fonte Musica con Michele Pasotti, che realizzeranno una specie di colonna sonora evocativa di quelle che erano le musiche che si potevano ascoltare all'epoca di Luca della Robbia e di Donatello, i due artefici delle straordinarie cantorie che sono conservate al Museo dell'Opera del Duomo. Sono particolarmente orgoglioso di annunciare questa quarta edizione di Note al Museo. È un programma musicale che andrà dal mese di ottobre al marzo 2019, che nelle intenzioni dell'Opera di Santa Maria del Fiore è un po' un modo di restituire alla città tanta di quella bellezza, viene visitata tutti gli anni dai turisti, un modo di restituirla però andando a raccogliere l'eredità culturale della fabbriceria come soggetto che lavora anche sugli aspetti musicali e quindi si occupa della diffusione della cultura musicale. In questo, in un contesto bellissimo, che è quello della Sala del Paradiso, andremo a presentare questa serie di concerti che spero saranno ben accolti e che vedranno presenti, come sempre, tutti i fiorentini.